Ciao a tutti, Dreamers, sono Francesca e bentornati in un nuovissimo video di Animal Crossing New Horizon. Come vedete siamo qui nella mia piccola isolotta felice, siamo qui ad Happyland ed oggi vi mostrerò una nuovissima guida. Quindi anche questo di oggi sarà un video piccino, ma vi mostrerò come far crescere i soldi sugli alberi, come far crescere le nostre stelline sugli alberi. Quindi per quelli che dicevano che i soldi non crescono sugli alberi, mentivano. Però prima di proseguire mi raccomando, lasciate un bel mi piace adesso e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, è fondamentale perché altrimenti rischierete di perdere i prossimi video. Fate anche la campanella, così proprio al 100% sicuri non perderete nessun video. Allora, io direi partiamo. Ogni giorno sulla nostra isola compare un fascio di luce a terra e vuol dire che qui sotto c'è sotterrato qualcosa. Quindi noi andiamo con la nostra pala. Sto utilizzando ancora la mia pala fragile, ma finché fa il suo lavoro va benissimo. Una volta scavato, wow, ho dissotterrato un sacco da 1000 stelline. Come vedete, dove c'erano i soldi adesso c'è questo alone misterioso, questo alone dorato. Praticamente cosa andiamo a fare? Qui ci sono le nostre 1000, però andiamo a dividere, andiamo a prelevare ben 10.000 stelline e poi le andiamo a sotterrare. Fatto. Diamo anche una annaffiatina al nostro alberello. Dietro di noi, come vedete, ce n'è un altro piccolissimo alberello che ho piantato ieri e dobbiamo vederci necessariamente tra qualche giorno, almeno 4 giorni, per far sì che il nostro alberello cresca e ci mostri i suoi frutti. E ok, eccoci qui. Allora, come vedete lì dalla data sono passati ben 5 giorni. Avrei dovuto registrare un pochino prima, ovvero ieri, però il tempo e la luminosità era troppo scura, era notte nel gioco, quindi mi sono dimenticata e ho detto vabbè, registriamo la mattina. Allora, qui come vedete ci sono già ben 2 alberelli. Dopo il 4° giorno gli alberi avevano già i loro frutti, quindi andiamo a scuotere il primo albero e abbiamo un sacco da 10, un sacco da 10 ed un sacco da 10. Quindi praticamente seppellendo un sacco da 10 abbiamo ottenuto un guadagno di 20.000. Guardate qui, mamma mia che bello, i miei alberini dei soldi. Qui ce ne sono altri 10. Ah no, qui ce ne sono 1000. Ok, qui ce ne sono 10.000, perché qui senza pensarci ne ho seppelliti 1000, non ne ho seppelliti 100. Quindi dipende un po' da quanti ne seppellite. Andiamo a cercare l'altro alberello che avevo piantato. Ok, eccolo qui. Allora andiamo a vedere un po' qui invece cosa trovo. 10.000, ok. Quindi se ne piantate 10.000 ne otterrete 30.000. Invece se ne piantate 1.000 otterrete 3.000, capite? Quindi questa è una piccolissima guida su come far crescere i soldi sugli alberi, alla faccia di tutti quelli che dicevano che non era possibile. Quindi ragazzi, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Eravate già a conoscenza di questa guida? Fatemelo un po' sapere. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e per iscrivervi al canale tappate qui sul pallino, presto arriveranno tantissime nuove guide. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo oggi alle 18 con un nuovissimo video. Ciao!